Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Manca meno di un mese ormai alle elezioni politiche e in questi ultimi giorni stanno arrivando tantissime proposte in tema di riforma pensioni. La Lega continua a sostenere a gran voce quota 41. Nelle ultime ore Matteo Salvini ha parlato a riguardo direttamente dal meeting di Rimini. Vediamo che cosa ha detto nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Matteo Salvini dal palco del meeting di Rimini 2022 ha rinunciato nuovamente le proposte della Lega riguardo le pensioni. Ancora a gran voce il leader del Carroccio sostiene quota 41, sottolineando che è necessario intervenire visto che l'Italia è il paese con l'età pensionabile più alta di tutti. Dopo quota 100 che è stata bocciata, la Lega ha proposto quota 41. Sostenuta anche dalla CGIL. Il costo di quota 41 sarebbe di 1,10 miliardi di euro, ma secondo gli esperti quest'ultima non contribuirà direttamente nell'abbassamento dell'età pensionabile, come era in programma all'inizio di marzo. Sono 8 milioni i lavoratori che saranno interessati da quota 41, che serve ad evitare il tanto temuto ritorno della legge Fornero. Ormai manca poco e il governo, che salirà in carica dopo il 25 settembre, dovrà fare assolutamente qualcosa in tema di riforma pensioni, in quanto ormai non c'è più tempo. Voi cosa ne pensate riguardo la proposta di quota 41? Fatecelo sapere qui sotto, nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.